cosa difficile nel nostro settore è proprio spiegare che cos'è l'automazione. Quando qualcuno ti chiede che fai tu di lavoro e tu gli dici io faccio automazione, e che cos'è l'automazione per i cancelli? No, assolutamente no. Io uso sempre un esempio molto banale, e cioè per far capire effettivamente che cos'è l'automazione che produciamo, faccio l'esempio della penna. La penna è formata da n componenti, no? C'è un beccuccio finale, c'è una molla, c'è una... ci sono vari componenti. Ecco, questi componenti vanno assemblati in automatico, quindi va progettata una macchina affinché possa essere assemblata in automatico piuttosto che in manuale. Quindi devo capire, la parte della penna va marcata perché bisogna dare una codifica allo stesso prodotto, quindi sì, facciamo la marcatura, facciamo l'asservimento, inseriamo la penna, la parte inchiostrata nella penna, dopodiché vediamo la molla, è una, ce n'è solo una o sono due ingarbugliate, quindi va montata solo una, altrimenti poi non hai lo stesso effetto sulla funzionalità. Alla fine monteremo il beccuccio finale di chiusura. Questi sono alcuni degli esempi, no? E quindi va avvitato, ma va avvitato con una certa forza, altrimenti rischiamo di rompere la penna per la parte finale. Va visto lo scatto, adesso non voglio stare qui a muovere, ma qui va provato anche lo scatto, se è quello giusto. Tutto questo è l'automazione. Quindi la quando, macchina... quando faccio questi esempi, finalmente capiscono effettivamente cosa facciamo. Quindi noi progettiamo impianti per assemblare o provare dei circuiti, qualsiasi cosa, chiaramente non siano asini che volano, però questo è quello che facciamo. La crisi degli anni scorsi aveva un po' creato confusione, causato la morte di alcune aziende, causato la dispersione di competenze. La missione che ci siamo dati con Procmot è quella di mettere insieme queste competenze per creare un'azienda che operi secondo criteri moderni, veloci, snelli e riesca ad essere capace di soddisfare al meglio le esigenze del cliente. In quest'ottica il primo obiettivo di Procmot è quello di dialogare con il possibile cliente, con il soggetto interessato ad automatizzare la propria produzione, e studiare con lui, ascoltarlo soprattutto, e tramite l'ascolto capire quali sono le sue esigenze e studiare con lui un percorso di automazione, un percorso di miglioramento della sua produzione, quanto più possibile idoneo a raggiungere il risultato con i minori costi, il minor impatto ambientale possibile e la maggiore efficienza possibile. Noi abbiamo obiettivi molto importanti, cioè quello di soddisfare, come dicevi tu Raffaele, il mercato, il cliente, soddisfare il cliente, essere vicini al cliente finale, per dare un prodotto ottimo, ma soprattutto che risponda alle proprie esigenze. Oggi la meccatronica, l'automazione, l'automotive e tutto quello che è correlato con questo mercato ci ha portati ad avere una crescita esponenziale dal punto di vista dei sistemi di assemblaggio e non solo, perché chiaramente il mercato si evolve, i tempi ciclo si abbassano per dare più produttività. E questo noi stiamo cercando di farlo e di stare al passo con i tempi. La Procmot che oggi sta operando già, diciamo, sul mercato mondiale, abbiamo messo in funzione impianti negli Stati Uniti, in Brasile, in Italia, in Turchia, quindi diciamo è presente un po' su tutti i mercati, in campi diversi, come diceva Cosimo, quindi nei campi del packaging, della produzione di impianti particolari per i settori affini all'edilizia, di impianti dell'automotive, quindi impianti diversi per i quali comunque l'automazione industriale, anche molto spinta, è senz'altro positiva.